La più Old West Udine si prepara per tornare in campo dopo quasi 21 giorni dall'ultima partita con il capitano Diego Monaldi. Come sono stati questi 21 giorni a livello di lavoro ma anche a livello di riposo per voi? Penso che siano stati comunque importanti, diciamo, per staccare un po' a livello sia fisico che mentale, ma nonostante tutto siamo stati concentrati durante le settimane perché sappiamo che avere una pausa del genere comunque o fa benissimo o fa malissimo, quindi abbiamo sempre mantenuto il lavoro in palestra consapevoli che bisogna partire con il piede giusto ad Agrigento. Pronti via, 4 partite in 12 giorni, si comincia con 2 trasferte, la prima è ad Agrigento, forse la trasferta più lontana a livello di chilometri, in un palazzetto difficile per Agrigento, tante vittorie in casa. Quanto sarà importante per voi comunque ripartire col piede giusto? È fondamentale anche perché mancano 9 partite, di cui appunto quella con Agrigento contandola, quindi sappiamo che questa fase è molto importante per riuscire ad avere la migliore posizione a fine della fase ad orologio, quindi è importante partire con il piede giusto, è importante farlo anche perché ci aspetta un mese pieno di partite non facili e ci stiamo allenando per cercare di fare tutto ciò al meglio. E va posta l'attenzione soprattutto in questi scontri dove le classifiche sono molto diverse, ma abbiamo visto in questa fase orologio come tante squadre in cima al vertice dei gironi hanno perso punti. Ma questo l'abbiamo sempre detto, è un campionato non facile quest'anno, ci sono tante squadre molto preparate e comunque anche se magari può sembrare dalla classifica che alcune squadre siano un po' più in difficoltà, comunque giocare fuori casa non è assolutamente mai facile.